un ultimo contributo video, ci scuserete, ma sempre per motivi oggettivi dell'ultima ora, proprio di ieri pomeriggio, Andrea Vallascas, che è onorevole, è un parlamentare della Commissione Industria della Camera dei Deputati, ci ha comunicato che appunto aveva in discussione proprio una sua importante interrogazione, quindi ci ha mandato un contributo video. Subito dopo il contributo video daremo la parola per le conclusioni all'onorevole Simona Bonafè. Prego, facciamo partire il video. Buongiorno a tutti, ringrazio Novamont per avermi invitato come rappresentante del Movimento 5 Stelle all'evento Il Potere del Limite. Mi scuso per non poter essere fisicamente presente lì con voi a causa di impegni legati al mio mandato parlamentare. Spero in ogni modo che questo video possa offrire un contributo a un dibattito su un tema che noi consideriamo di grande rilevanza. Sostenibilità è una parola chiave per il Movimento 5 Stelle, parola che non rappresenta un limite da superare, ma un'opportunità da cogliere. Per noi la sostenibilità è intesa a 360 gradi. Non è solo una questione ambientale, ma abbraccia diversi contesti della nostra vita. L'etica, l'economia, il lavoro, i rapporti sociali, le stesse modalità di fare politica. Noi tendiamo verso la costruzione di un sistema di economia circolare, un sistema nel quale si azzera lo sfruttamento dell'ambiente, lo spreco di risorse, le emissioni e le esternalità negative. Un sistema chiuso all'interno del quale le altre parole chiave sono riciclo e riuso. Questo è il percorso che sta seguendo il Parlamento europeo, che il 9 luglio scorso ha approvato una risoluzione in materia di efficienza delle risorse e in particolare sulla transizione verso un'economia circolare. Si tratta di un documento importante, scritto con il contributo degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, che la Commissione europea dovrà utilizzare come punto di riferimento per la revisione della legislazione sui rifiuti. Come ho detto, il percorso verso un'economia circolare non deve essere visto come un limite da forzare, ma come un'opportunità. È un'opportunità per costruire assieme un nuovo modello di sistema economico, un'opportunità per mettere in discussione i tanti paradigmi della nostra società, in parte falsi, in parte superati dalle nuove esigenze di una società più consapevole, dai nuovi stili di vita e dai nuovi modelli di sviluppo compatibile. Come componente della Commissione Attività Produttive seguo con particolare interesse le iniziative che si collocano all'interno di un percorso virtuoso, sostenibile, efficiente. Ho avuto quindi la possibilità di toccare con mano le diverse criticità che un percorso del genere presenta. Molto spesso le realtà produttive hanno un passo più veloce rispetto alla pubblica amministrazione o alle stesse istituzioni che dovrebbero definire criteri e regole. Io sono sardo e ho assistito alla realizzazione di un impianto aziendale di gassificazione per generare energia termica e elettrica. In quel caso i criteri e i parametri sulla sicurezza sono stati definiti dopo che l'impianto era già in funzione. Questo non è un singolo caso, potrebbero essere citati diversi esempi. Per realizzare un sistema sostenibile andrebbero facilitati quindi nuovi processi di cambiamento, non solo tecnologico, ma culturale, produttivi, amministrativi, politici e decisionali. Andrebbero promosse la ricerca e l'innovazione per migliorare l'efficienza del sistema economico. Andrebbero rafforzate le azioni volte a una progettazione ecocompatibile, ripensando concetti come l'obsolescenza programmata per aumentare la vita dei prodotti, ridurre il consumo e rendere efficiente il riciclo del prodotto. Andrebbero eliminati gli incentivi a fonti fossili e ai derivati del petrolio. Andrebbero facilitati nuovi processi di consapevolezza tra i cittadini, che dovrebbero comprendere che sono i primi artefici dell'efficienza. Per tornare al tema dell'evento di oggi e all'argomento che sarebbe dovuto essere oggetto quindi di una mia relazione in sala, io sono convinto che una bioeconomia si possa realizzare valorizzando conoscenza e competenza dei territori. Bisogna però circoscrivere questo concetto,
ribadendo che non vanno mai sottratte risorse ai loro naturali impieghi, come i terreni agricoli o i prodotti dell'agroalimentare. Altro discorso è creare una filiera che metta a disposizione della bioeconomia i terreni residuali, gli scarti delle lavorazioni, i reflui degli allevamenti o colture che non entrano nel ciclo alimentare. E sono anche convinto che una bioeconomia e ancora più un'economia circolare debba essere realizzata facilitando la partecipazione dei cittadini. Spesso la cronaca ci racconta di vicende in cui i cittadini sono gli ultimi a sapere della realizzazione dietro casa di impianti altamente impattanti e con esternalità negative. Credo che sia giunto il momento di invertire la rotta. Un'economia circolare si caratterizza perché è inclusiva, perché crea consapevolezza, perché è frutto di processi partecipativi. Con questo concluso, vi auguro un buon proseguimento dei lavori. Grazie. Grazie all'onorevole Vallascas.